Tuo figlio o tua figlia ti ha chiesto un costume per una festa a tema, per carnevale o per una festa in maschera. Che cosa devi cercare? Stai attento, non devi cercare per forza cosplay, anche se ti ha chiesto il costume di Mercoledì Addams. Tra costume di Mercoledì Addams e cosplay di Mercoledì Addams c'è una grande differenza. E fai attenzione. Chi sono io per raccontarti tutto questo? Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai Da Te, The Italian Way to Make Cosplay. E sui miei canali do le informazioni che servono per realizzare costumi spettacolari con tecniche professionali adattate al mondo del cosplay, che permettono di realizzare questi abiti con meno stress e più divertimento. Quindi arriviamo al nostro argomento di oggi. Tra un costume grande e un costume piccolo non è che cambi tantissimo, perché le abilità che chi te lo realizza deve conoscere sono le stesse, solo che invece che grande deve avere un pochino più piccolo. Quello su cui puoi risparmiare sarà una mezz'ora di cucito o un mezzo metro di tessuto, un metro di tessuto, dipende dal cosplay, a volte neanche, perché se hai un limite di comprare un metro o 2 metri di tessuto, se a te te ne serve 1,20 m, comunque 2 metri devi comprare. Quindi non è così semplice risparmiare su un cosplay per bambini. Quindi, se vuoi dare un costume che piace a tuo figlio o a tua figlia per la sua festa di compleanno o per andare alla festa di carnevale o alla festa in maschera con gli amici, dagli qualcosa con cui si diverta. Perché io sono la prima che quando ero piccola facevo le cose da bambini, più che altro da bambini un po' attivi, cioè, mi arrampicavo sugli alberi, correvo, rincorrevo i cani, rincorrevo le oche. Facevo diverse cose e non sempre tornavo tutta bellina come ero uscita di casa. Ecco, sono finita anche nell'ortica una volta. Detto questo, cose, rimembranze a parte, che adesso rido, ma non è stata molto divertente quell'esperienza. Detto questo, quando mia mamma un anno mi cucì un vestito da dama rinascimentale, che ci ha messo tantissimo, lo ricordo ancora con la sua macchina da cucire sul tavolino pieghevole davanti al camino che era vicino alla luce, tutte le sere si metteva a cucire, poi mi ha ricamato il centro davanti con tutte le perline. No, con quello lo ammetto, non mi sono arrampicata sugli alberi. L'avrei voluto fare. Tanto, ma dovevo fare la brava ragazza e ecco, cioè. Quindi dai a tuo figlio o tua figlia un costume con cui possano divertirsi e che non abbiano il timore di sciupare, perché il cosplay costa, è un hobby che costa tantissimo. E far realizzare un cosplay su misura da un artigiano, da chi lo fa di professione, costa quanto far realizzare un abito su misura in sartoria o in una sartoria del costume storico o del costume teatrale. Non c'è differenza, sempre di abiti su misura si tratta. Se questo video ti è piaciuto e se pensi che sia importante, condividilo, metti mi piace e commenta e dimmi la tua opinione. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai Da Te. E mi trovi su Facebook, Instagram e YouTube, dove condivido materiali informativi, ma soprattutto tutorial, guide e informazioni per realizzare costumi spettacolari. Ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!